entriamo nel tema di questa partita che non può prescindere dai tre punti per la squadra di Roberto Cappellacci. Intanto c'è questo brutto passaggio all'indietro di Coletti, la conclusione a fil di palo. Ambrosini è abbastanza ispirato, va giù Ambrosini, c'è calcio di rigore, ecco la rincorsa di Coletti, il suo tiro e c'è il gol, gol di Coletti, gol con il brivido perché aveva intuito Raffaele Esposito. Entra in area il suo cross morbido, scavalca il portiere, arriva Ferrani e poi sotto porta Speranza, segna il gol del 2-0 annullato però. Chauvet a sinistra, viene servito ora Chauvet, il suo cross basso, Ambrosini davanti alla porta, proprio a un metro, a porta vuota, non riesce a correggere, lo si va negli spogliatoi, Teramo con il vantaggio minimo 1-0. Wagner, palla centro area, colpo di testa e pareggio di Giordani, 1-1, ha pareggiato la Versa quasi al dodicesimo. Palla in area, Paterno va giù, calcio di rigore, ancora un calcio di rigore per il Teramo, il fallo di Marano. E va Coletti, il tiro, rete, 2-1, di nuovo in vantaggio il Teramo, di nuovo con un calcio di rigore di Tommaso Coletti. Wagner, occhio al contatto, calcio di rigore, calcio di rigore, la rincorsa di Wagner, il suo tiro, la parata di Serraiocco e poi ancora Serraiocco, la blocca Serraiocco in due tempi, se il Teramo la vince c'è l'eroe di questa giornata, Federico Serraiocco, e finisce qui, sospiro di sollievo, pericolo scampato per il Teramo. Buonasera, buonasera a tutti voi, 29esima puntata di Teramo Channel. E sì, pericolo scampato per il Teramo che ha tremato, ma alla fine ha vinto questa gara che era da vincere, mette praticamente in ghiaccio il discorso salvezza e può tornare a concentrarsi sulla lotta playoff, perché c'è un riavvicinamento al sesto posto, distante solo due punti. Mi raccomando, guardateci lo stesso questa sera, anche se come vedete non c'è al mio fianco la splendida Caterina che è a letto con il male di stagione. Io la saluto, le mando un bacio, ma penso che vorrà farlo anche il nostro caro Tonino Luzzi, vero mister? Buonasera. Buonasera. Anche tu vuoi salutare o no? Come no? Dai, saluta. Un bacetto. Penso che sia arrivato a destinazione. Allora, c'è il mister ovviamente per parlare di questa vittoria, anche di quello che sarà del Teramo alla ripresa del campionato. E con noi questa sera anche colui che di solito ci guarda dall'altra parte della telecamera, ma questa sera torna da questo lato, ovvero l'addetto stampa Umberto Sorgentone. Ciao Umberto, bentornato. Buonasera, bentornato, ci sto sempre. Ci stai sempre, bentornato di qua. E anche io approfitto per salutare Caterina e fare i migliori auguri per una, per rivederla presto qui con noi. Sì, perché noi dopo Pasquetta ci saremo regolarmente, quindi martedì prossimo. Ah, lavoriamo anche questo, non lo sapevo, lavoriamo anche. Sì, ci mancherebbe. Ci saremo anche senza mettiamo non gioco. Ci saremo, tanto gli argomenti non ci mancano. Gaetano Lombardino del centro. Ciao Andrea, mi unisco ai saluti per Caterina. Ciao e ben ritrovato anche a te. Va bene, è chiaro che potete intervenire al solito numero, quindi aspettiamo i vostri messaggi numerosi e vi aspetto anche per l'inizio della trasmissione tra poco, dopo la pubblicità.
Di nuovo buonasera, questa è la 29esima puntata di Teramo Channel. 392-623-7060 è il numero per partecipare con i messaggi a questa trasmissione. Entriamo subito in argomento. Umberto, c'era grande come dire, attesa per il ritorno ai tre punti del Teramo, era stata individuata questa partita come quella giusta perché c'erano le oggettive difficoltà dell'Aversa. Tre punti sono arrivati, questo conta, però è chiaro che si è sofferto forse anche fin troppo rispetto a quelle che erano appunto le attese. Sì, hai detto bene, forse altre volte avevamo sofferto anche meno, paradossalmente non avevamo raccolto i tre punti. Era una partita da vincere perché comunque questi tre punti ci portano a quota 41, che se non è salvezza diciamo matematica, comunque siamo molto molto vicini, e anche da vedere se le squadre che stanno in fondo ci arriveranno, quindi questo ci dà molta tranquillità. Ho visto anche in conferenza stampa mister Roberto Cappellacci era visibilmente soddisfatto, per cui si vedeva, perché comunque il primo traguardo che ci eravamo prefissi all'inizio della stagione, quello della salvezza, è stato raggiunto. Ecco la classifica. Sì, è stato raggiunto anche con 5 turni, 6, quante partite mancano? 6 partite di anticipo, quindi non è, la salvezza tranquilla è arrivata. Penso che questo adesso mentalmente ci potrà anche aiutare, perché siamo liberi, se vogliamo, no? Da condizionamenti o da altro. Abbiamo la zona playoff a 2 soli punti, è chiaro che noi dovremo cercare di vincerle e le altre dovranno perdere qualcosina, però noi, ripeto, il primo obiettivo, quello più importante, lo abbiamo raggiunto con anticipo e senza patemi, perché poi se andiamo a vedere nella zona play-out forse ci siamo stati una sola domenica, se non ricordo male, o comunque a ridosso, ma forse a ridosso, quindi comunque siamo stati sempre più diciamo nella parte sinistra che nella parte destra. Più tardi avremo la scheda, ma guarda nella parte bassa che situazione ingolfata, ci sono 7 squadre in 2 punti ed è una vera e propria matassa. Buon per il Teramo, e questo va a merito di tutta la squadra, di tutto lo staff tecnico della società, di essersi tirati fuori da questa autentica giungla, perché se solo pensiamo che squadre come l'Arzanese, come il Foligno, come il Gavorrano, la Vigor, che all'inizio erano accreditate per altri tornei, ma la stessa Interreggio, che comunque si è presentata con gente come Pensalfini, Vicari, Franceschini, hanno pagato un girone d'andata in Interreggio molto assolutamente deficitario. Sì, cioè, l'essersi tirati fuori da questa giungla 6 giornate dalla fine è comunque già un aspetto che andrebbe ancora di più rimarcato. No, ma ti volevo dire, tirati fuori, nel senso che tirati no, perché comunque, come dicevo prima, non ci siamo mai stati. Questo che significa, secondo me, il mio parere, che comunque questa squadra non era e non è scarsa come a volte si dice. Si dice che questa squadra ha fatto miracoli. Io invece penso che questa squadra è un'ottima squadra e l'ha dimostrato. L'allenatore è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato. Questa salvezza non è, secondo me, un miracolo, è un qualcosa che era ampiamente alla portata dei ragazzi. I ragazzi l'hanno raggiunto senza patemi e senza farci soffrire da questo punto di vista. Quando noi dicevamo, e tuttora diciamo, che questa squadra può giocarsi anche playoff, forse tanto lontani dalla verità, non eravamo. Ce li giocheremo senza... Si è lontani 2 punti da questa realtà. Ce li giocheremo fino alla fine, speriamo di andarci. Sento dire, ma tanto il Teramo ha una tradizione negativa nei playoff, quindi qualcuno dice scherzando faremo una corsa dell'asino. Io intanto dico andiamoci. Se non ci andremo, comunque la stagione è più che positiva. Gaetano, che cosa ha detto la partita Teramo-Aversa? Come ti spieghi queste difficoltà nel battere una squadra che veniva da quasi retrocessa e poi è retrocessa in effetti con questa sconfitta? Ma era una partita che il mister alla vigilia, se ricordi, ci aveva detto di temere, perché sono squadre che arrivano senza perdere praticamente nulla, cioè ormai peggio di così l'Aversa normanna non poteva fare. Quando giochi spensierato vedi che l'avversario sta 1-0, poi non fa subito il raddoppio, prendi un po' di fiducia, squadra giovane, il Teramo ha trovato difficoltà, il 2-0 non è arrivato, poi è arrivata la beffa del pareggio e la gara si è complicata. Diciamo che era un po' la partita che mi aspettavo sostanzialmente, viste anche in questo momento le oggettive difficoltà del Teramo ad andare in gol con gli attaccanti. In effetti poi nel secondo tempo, anche dopo il pareggio, eccetto il fallo da rigore su Paterno, peraltro discutibile, Teramo poi ha faticato a creare altre situazioni da gol, forse perché è arrivata un po' di tensione eccessiva a gravare sui giocatori. Sì, infatti nel dopogara proprio il mister ha detto che c'era tensione, perché dopo l'1-1 è chiaro che fare un pareggio contro l'Aversa normanna adesso sarebbe stato grave, perché comunque
arrivare a 41 punti era fondamentale, considerando anche perdi che, ulteriormente autostima. Esatto, che poi comunque nelle ultime 6 giornate dovrai affrontare 4 squadre che sono in piena lotta per non retrocedere, quindi insomma si complicava di parecchio, dai. Poi questa soglia di 40, insomma, non arrivava, invece così è stata assolutamente superata. Siamo a 41 e quindi il discorso salvezza è praticamente fatto, se non matematicamente, ma almeno virtualmente. Mister, che gara hai rivisto? Perché so che non eri allo stadio domenica, però insomma ti sarei fatto un'idea su questa partita. Ma una partita, diciamo, un po' sofferta anche per le opportunità che abbiamo avuto non concretizzate. Poi, sai, ti viene il patema l'animo di segnare a tutti i costi, infatti vedi Ambrosini qua ha fatto diversi cross che non sono stati, diciamo, finalizzati. Niente, una brutta partita se andiamo a vedere sotto il profilo spettacolo. Però era una partita particolare perché quando devi vincere a tutti i costi diventa difficile, il pallone pesa di più, insomma. Ecco, ci può stare il fatto subito, che l'Aversa, col fatto che aveva svincolato, aveva rescisso con diversi tre giocatori senior. No, altri ne aveva, sì, ne aveva tolti gli prima. Gli ultimi Peluso ne avrà cambiati una quindicina, ho visto. Però arrivare senza questi giocatori che magari, essendo trentenni che non hanno più nulla da chiedere, hanno già una carriera alle spalle, e magari arrivano meno motivati. Invece i giocatori 92-93 che devono costruire una carriera, loro giocano motivati. Scusami, io chiedo anche l'ausilio di Gaetano, voi l'avete vista la partita, di solito le squadre pressano un tempo, questi hanno corso 90 minuti raddoppiando, pressando anche altri, cioè con un'applicazione anche Coletti, cioè, non ci hanno fatto respirare, però anche noi non è che abbiamo giocato a grossi ritmi, no però. Io dico questo, che loro c'avevano due portieri, il 95 che parava e il 96 in panchina, cioè ormai stanno il piede in Serie D e stanno facendo una ripulita per mettere in evidenza questi ragazzi per l'anno prossimo, per quelli che devono sostenere un campionato interregionale e quelli che più giovani. Però, scusami se ti interrompo, capita spesso, direi, anche a livelli più alti, che una squadra retrocessa, non è che si devo ricordare il famoso Roma-Lecce, capita a volte che le squadre che sono retrocesse, che ormai giocano senza patemi, senza assilli, poi riescono a dare fastidio, non regalano nulla, esatto, ma guarda che fastidio ce l'ha dato, i ragazzi hanno fatto la loro partita e gli va anche dato onore, fastidio ce l'ha dato anche il Fondi, non è che le squadre che stanno sotto, perché hanno tutti quanti, mo tolto l'Aversa che è smobilitato, ma il Caporrano, questi che stanno sotto sono tutte squadre che devono lottare fino alla fine per salvarsi, e questo sarà il verdetto che darà, i risultati che daranno queste partite che ci saranno, perché sono due campionati, in alto e in basso, quelli che si devono salvare e quelli che devono fare i playoff. Noi stiamo attualmente, dopo diversi risultati negativi, siamo a 6 punti, diciamo, a sesti, diciamo, dalla posizione, diciamo, dai playoff. Quindi adesso loro hanno, domenica, diciamo, hanno la partita, i Poggi Bonzi hanno una partita più facile. Sì, con l'Aversa. Con l'Aversa, e noi abbiamo il Lamezia, che è una partita, sarà molto difficile. Quello sarà il banco di prova per vedere se noi possiamo approfittare di qualche scivolone, perché noi possiamo solo approfittare di scivoloni avversari. Certo, dall'Aquila non ce l'aspettiamo. Beh, in teoria, l'Aquila, mister, se il Teramo le vince tutte di qui alla fine fai playoff. Le deve vincere. È un fatto anche, sì, le deve vincere, però molte volte si dice dipendiamo dagli altri oppure dipendiamo da noi stessi. Il Teramo è ancora nelle condizioni di dipendere da se stesso. È chiaro che è difficile vincerle tutte. Cioè, parliamoci chiaro, il Campobassi deve salvare ancora, no? Sì. La Mezzi si deve salvare. Foligno. Abbiamo il Foligno. L'Arzanese. Abbiamo tutte squadre che hanno comunque da chiedere alla classifica. Sì. Se andiamo a vedere il ritmo del campionato, mo fare una statistica ottimistica, come state dicendo voi, mi sembra un po' troppo. Cioè, noi ieri ad esempio abbiamo visto le partite, il Pontedera pareggiato, la Serenità pareggiata, hanno pareggiato col Fiatone, sia la Serenità, soprattutto il Pontedera. Chi ha vinto solo il Chieti, perché l'Aquila ha perso. Quindi praticamente è un campionato difficilissimo fino alla fine, perché il Foligno ci aspetterà, a meno che queste partite, ma devo vedere il calendario qua. È la penultima Foligno. Bisogna vedere come ci arriva alla fine, perché perciò noi dobbiamo prendere partita per partita e cercare di fare il massimo dei punti che si può fare. Però certo,
insomma, altri hanno più facilità, perché il Poggi Bonzi è vero che sta a due punti, però se vince l'Aversa e noi mettiamo pareggiano alla Lamezia, che anche potrebbe essere un ottimo risultato, va a quattro punti, diciamo, perché poi c'è pure un punto di differenza reti, mi sembra, no? No, no. In realtà col Poggi Bonzi bisogna vedere la differenza reti, e la differenza reti al momento premia il Poggi Bonzi, che ha 4 gol in più rispetto al Teramo e ha lo stesso numero di gol subiti. Ecco, vincere con l'Aversa, noi con l'Aversa abbiamo fatto 3-4 gol, sarebbe stato opportuno anche per rimettere a posto la differenza reti nei confronti, bravo, del Poggi Bonzi. Sai, non è che quando giochi con l'Aversa stai a fare tutti sti calcoli, effettivamente non puoi chiedere alla squadra o all'allenatore di fare sti calcoli, uno chiede solamente di vincere, se vinto è vero. Però purtroppo col Poggi Bonzi, se arrivi pari, la differenza Noi non abbiamo più l'assillo della salvezza, che era una cosa importante, anche perché nelle ultime gare, pur avendo giocato secondo me anche forse il primo tempo col Chieti, ma per il resto tutte ottime partite, abbiamo anche raccolto meno di quello che avremmo meritato. Io ero a Pontedera e ti dico che a Pontedera, se, cioè, alla fine ai punti avremmo vinto noi, con la Priglia, ma anche giù a Reggio Calabria, insomma, io non c'ero, ma ho visto le immagini, ho sentito le cronache dei giornalisti, insomma, lì sono stati punti buttati. Io penso questo: noi abbiamo staccato il biglietto per la salvezza e l'abbiamo messo in ghiaccio. Adesso ce la giochiamo partita contro partita. È vero che a Foligno e a Campobasso gli servono punti per salvarsi, però io non credo che il Teramo andrà lì a fare una gara rendevole. Io quest'anno ho visto il Teramo, dico la verità, dobbiamo andare a vincere, perché il pareggio sarà facile anche per loro, vincere. Perché io ho visto il Teramo, tra virgolette, fallire forse l'unica gara proprio giù con l'Aversa. Per il resto il Teramo, anche quando ha perso, anche ad Aprilia, che abbiamo perso 3-0, comunque fino al 75esimo, anche L'Aprilia se siamo difesi, comunque creato insidie grosse al Teramo. Comunque eravamo in partita, quindi io sono fiducioso, perché la nostra squadra non ha mai... Hanno anche rubrica. Un potenziale offensivo buono, ci mangia pane, Zampaglione... C'è anche la punta, il centravanti De Luca. Penso che sia uno dei peggiori attacchi del girone, statisticamente. So, però è anche la miglior difesa, che ha subito 19 gol. Noi li abbiamo fatti due, però, l'andata, se non sbaglio. Uno, è la miglior difesa del campionato, perché 19 gol. Però segnano pochissimo. Sì. Perciò si presuppone che un pareggio si può pure scappare, perché i gol se rientra a buchi, di solito al rientro, ma che ne sa. Va bene, allora fermiamoci comunque un attimo, perché andiamo a vedere cosa hanno detto i quotidiani dopo la vittoria sull'Aversa, e quindi spazio alla nostra rubrica Parole di Carta. Si parte con la Gazzetta dello Sport, che dà 7 ai due protagonisti della partita, Serraiocco e Coletti. Insufficienze per Chauvet, per Olcese, per Ambrosini e per Foglia, autore del fallo da rigore nel finale. Insufficienza anche per Valentini. Andiamo a vedere ora il Corriere dello Sport. Anche qui sugli scudi c'è Serraiocco, c'è un 6,5 per Coletti. Insufficienze anche in questo caso per il tridente del Teramo e per Valentini, insomma voti abbastanza omogenei da questo punto di vista. Andiamo a vedere il Centro, che in prima pagina ha questa bella fotonotizia con Federico Serraiocco che esulta quando va sotto la curva dopo dopo il triplice fischio finale di Guccini di Albano Laziale. Il Teramo torna a vincere, salvezza in tasca e playoff a due punti. Entriamo nelle pagine del Centro con il titolo: il Teramo vince il festival dei rigori, segna due volte Coletti dal dischetto, Serraiocco para il penalty del possibile 2-2, i biancorossi ipotecano la salvezza. Poi c'è il pezzo del collega Dino Venturoni. In sala stampa il nostro Gaetano Lombardino ha raccolto le impressioni, tra gli altri, del mister Cappellacci. Possiamo vedere oltre Cappellacci: ora la classifica ci dà serenità, e questo è un aspetto su quale abbiamo già detto qualcosa nella prima parte della trasmissione. Le pagelle: 7 ovviamente a Serraiocco, 7 a Coletti, poi c'è un 5,5 a Ferrani, un 6,5 a Speranza. Andiamo avanti e vediamo la parte dalla metà campo in su, con il 5,5 a Valentini, 5 Olcese, 5,5 a Ambrosini, 5 Foglia. Anche qui abbastanza omogenea la valutazione con i precedenti quotidiani. Il Messaggero: Teramo, ci pensa Coletti, una doppietta del mediano dal dischetto regala una vittoria sofferta con l'Aversa, Serraiocco la difende parando un rigore. E poi andiamo in sala stampa. Il capitano all'attacco: qui non sono mai contenti, dice Tommaso Coletti.
E poi ancora, Cappellacci, ora giocheremo più liberi mentalmente. Troppa tensione, siamo salvi, adesso cambiamo obiettivo. E poi Serraiocco, no, ci sono le valutazioni, Serraiocco 7, anche in questo caso, Coletti 6,5, insufficienza per Valentini, Lucchese, Ambrosini e Foglia. Possiamo andare avanti, siamo al tempo, Teramo soffre ma vince, a decidere sono i rigori, Serraiocco bravissimo nel parare un piazzato a Wagner, i biancorossi contro una Versa che non voleva arrendersi. Possiamo proseguire, la città, siamo alla città di oggi e quindi si guarda già al futuro con le dichiarazioni del presidente Campitelli. Teramo salvo per Campitelli è già domani, il presidente. Sono molto contento, ora tutto ciò che verrà andrà bene, ho una stima enorme di Cappellacci, rimarrà, dice. Iniziamo a costruire il futuro, qualcosa va cambiato. E poi ancora, voglio allargare il CDA e creare una società più forte per poter sognare in grande, progetto importante. Poi analizzeremo queste dichiarazioni anche in prospettiva futura da parte del presidente, però torniamo un po' alla più stretta attualità sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate in sala stampa non solo e non tanto da Cappellacci ma anche dai due calciatori, due protagonisti, Coletti, autore della doppietta di rigore, e Serraiocco che il rigore l'ha parato. Umberto, si parla di magari troppa pressione, qualche polemica di troppo, non si è mai contenti, dice Tommaso Coletti, che ha fatto un'analisi lucida. Lui diceva insomma, questi sono venuti qui, hanno corso e non ci hanno reso certo la vita facile come molti si aspettavano. Guarda, in conferenza stampa io ho sentito Roberto Cappellacci che dopo aver espresso la sua soddisfazione per la salvezza raggiunta, quindi per un lavoro che comunque in parte, in questa prima parte, ha portato a termine, si è sentito anche di ringraziare il presidente, forse nessuno della stampa l'ha sottolineato, siccome si dicono sempre che i rapporti sono molto tesi, penso che questa comunque era tra virgolette una piccola notizia. Diciamo che non ha guadagnato i titoli, neanche i nostri a dire la verità, però se ne è parlato. No, ma io non voglio dire, okay. Siccome, e qui mi riallaccio, ma non era una critica per l'amor di Dio, però siccome di critiche se ne sentono tante, secondo me, a volte, ma sottolineo a volte, quindi non sto dicendo tutte, queste critiche sembrano anche un pochettino immotivate, anche condite da un fumus persecuzioni, se vogliamo, ripeto, a volte, perché è vero che il presidente parla e parla spesso, però dobbiamo considerare anche che il presidente purtroppo non riesce a capire che lui è il presidente, ragiona da tifoso e come tutti i tifosi, tra virgolette, a volte un po' mugugna, no? È chiaro che poi che queste dichiarazioni vengono riprese, come giusto che sia, dalla stampa, che la stampa fa il suo mestiere, però a volte, ripeto, queste critiche mi sembrano un pochettino premeditate. Cioè, presidente Campitelli, io non dico che bisogna fargli un monumento, per l'amor di Dio, qui siamo degli uomini, eccetera, però io penso che sembra quasi, a sentire certa critica, che questo sia il peggior presidente della storia del Teramo. Io penso che Luciano Campitelli, con tutti i difetti che può avere e che tutti abbiamo, in 4 anni ha riportato il Teramo dei professionisti e oggi brindiamo una salvezza. Però permettimi, Umberto, un po' tutti i presidenti che sono in carica, ricevendo delle critiche, sembrano sempre i peggiori. Poi dopo, sì, quando passa vengono, il suo ciclo, vengono, vabbè, ma i santi, rimpianti. I santi di solito si fanno dopo, ma voglio dire, dopo la vita terrena. Quando si è in corsa è facile. No, io voglio solo dire questo, che quando si sbaglia di errori, e anche noi in società ne abbiamo commessi e ne commetteremo, che vengono rimarcati, a me sembra più che giusto, perché comunque questo, il Teramo è una società di calcio, quindi è sulla, tra virgolette, sulla piazza, no? Ha dei tifosi, ha una città, ha una stampa che segue, quindi è giustissimo. Però ogni tanto dare qualche merito, stavo dicendo, questa società in 4 anni dalla promozione è tornata in seconda divisione e oggi brinda la salvezza con 6 giornate di anticipo. Non era così semplice. Altre società, anche più blasonate del Teramo a livello di storia calcistica, città più grandi, non ci riescono a fare questo salto. Cioè, bisogna anche capire questo, che Campitelli ci rimette molto di suo. Questo va detto una volta per tutte, perché io sento anche in giro così opinionisti che fanno i conti, Campitelli con la pubblicità guadagna là, guadagna così, guadagna colà. Io dico che fare i conti in tasca agli altri è facile, perché i conti in tasca agli altri si fanno con le chiacchiere. Poi pagare i propri conti è cosa molto più difficile. È dall'inizio dell'anno che sentiamo, permettimi questa cosa, perché anche fino a domenica scorsa il Presidente è intervenuto in un'altra trasmissione, questa voce, questa illazione, questa calunnia che vedrebbe il Teramo penalizzato per non aver correttamente adempiuto ai propri oneri.
Ma non solo fideiussioni, qui anche se non paghi i contributi, stipendi ai dipendenti ad altri, partono le penalizzazioni. Teramo non ha preso nessuna penalizzazione, questo significa che c'è qualcuno che caccia questi soldi, e questo qualcuno si chiama Luciano Campitelli, coadiuvato da Ercole Cimini. Quindi a chiudere questa cosa, dico, critichiamo quando è giusto criticare, però diamo, ripeto, non è che dobbiamo baciare la tonaca come si fa con i santi, però insomma un pochettino più di rispetto per questa persona che ci mette tanto impegno. E poi permettetemi anche un'altra cosa, io insomma voglio entrare sul personale. Voi sapete tutti che il presidente in quest'ultimo anno è stato toccato duramente anche nei suoi affetti, e ha sempre sopportato, diciamo, questo suo stato d'animo con molta dignità, anche con noi, con gli amici, e con molta saggezza. È normale che anche una persona a volte si sente un po' sotto pressione, anche per aspetti extracalcistici, e poi magari dica un qualcosa, cioè dobbiamo anche valutare tutto. Sparare è facile. Gaetano, le difficoltà di questa partita, no, sono dovute al fatto che c'erano queste pressioni, queste un po' polemiche, oppure erano derivanti dal fatto che la squadra avvertiva questa striscia di 6 partite, solo 3 punti e anche tanta iella addosso? Quale delle due componenti secondo te ha inciso di più in questi 3 punti così più faticosi del previsto? Ma guarda, a mio parere hanno inciso un po' entrambe le componenti. Certamente però quella che ha influito di più è stata anche quella di arrivarci con queste 6 partite sulle spalle, nelle quali forse qualche certezza e qualche sicurezza l'avevi persa, perché ti ritrovavi a stare in piena lotta per i playoff, poi ne eri un po' uscito, hai paura casomai che non ti va bene anche la partita contro la penultima in classifica, quindi hai paura di essere risucchiato nel fondo della classifica, quindi era una partita che le pressioni le metteva. Quindi io credo soprattutto la componente psicologica di domenica era figlia dei risultati precedenti. Allora, introduciamo, stiamo per andare in pubblicità, però Gaetano, diciamo anche questo, si parla di futuro con le dichiarazioni rilasciate dal presidente Campitelli, non solo abbiamo visto l'articolo della Città, ieri è stato anche ospite nella nostra trasmissione Mattino 6, si parla di un CDA allargato, si parla di una figura di spicco che lui vuole a livello dirigenziale, proprio era scritto oggi sul quotidiano La Città. Tu cosa puoi dire? Domani, insomma, ci vuoi anticipare quale sarà il tema principale dell'articolo che domani potranno leggere sul Centro i tuoi lettori, sì, i lettori del Centro? Praticamente ci sarà un gradito ritorno in società, che è quello di Pino Maselli, storico segretario del Teramo da fine degli anni 80 fino al 2008. Insomma, è una figura importante che andrà ad affiancare gli attuali dirigenti del Teramo, avrà compiti importanti dall'anno prossimo, e già dal finire di questa stagione insomma inizierà a collaborare di nuovo con il Teramo, quindi è un graditissimo ritorno. Una persona sempre legata alla maglia biancorossa, anche se ha prestato la sua opera con successo negli ultimi tempi al San Nicolò, però insomma si riavvicina e torna insomma da dove era venuto, torna un po' a casa, possiamo dire, certo. Gaetano. E continuerà poi a collaborare ancora con il San Nicolò fino al termine del campionato di Serie D. Allora noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo. Eccoci qui rientrati, voglio ripartire da Tonino Luzzi che conosce molto bene Maselli, quindi insomma dici qualcosa. Beh, io con Maselli sono stato più di 10 anni, perché cominciai io con la Juventus, proprio con lui, col Viola Club, una società di Teramo, che il presidente Mazza, che praticamente mi chiamò, e Maselli era il segretario di quella società, che faceva la terza categoria, mi sembra, io facevo le giovanili. Poi l'ho tradito perché De Berardis mi chiamò alla Juventus Teramo e naturalmente, però mi ha perdonato dopo tanto tempo. Ma io ero ambizioso, quindi il Viola Club era una società di settore giovanile, si fermava lì, e allora il furbaggione di De Berardis insieme a Florin Di Romano mi portarono alla Juventus Teramo. Maselli poi con me è stato il periodo di presidente Cerulli e di Malavolta, perché io stavo a Francavilla prima, e quindi l'ho ritrovato nella gestione Cerulli e poi Malavolta, e devo dire che è un segretario, ma anche manager se non lo sapete, perché tanti anni fa Rodomonte
venne in società e disse chi è che voleva fare il manager, quando l'Albo era ancora un po' scarno, no? dei manager. Io dissi preferisco fare l'allenatore, e invece di Giustino, voglio dire, sì, di Giustino e Maselli preferirono fare la domanda, infatti sono manager tutti e due, cioè Maselli è manager anzi, di Giustino no. Però Maselli fece il corso, mi sembra, e ha preso il patentino, può fare pure la Serie A. È un grande ritorno comunque per il sì, Teramo. Però nessuno lo sapeva questo. E Pino è un grandissimo segretario, perché le carte federali le conosce a menadito, si informa sempre, si aggiorna, e poi viene dalla scuola di Carmelo Rodomonte, quindi è una garanzia. E io sono felicissimo che è venuto al Teramo, perché sicuramente sarà una risorsa per la società, perché è molto molto preparato. Ecco, prima di andare a leggere i messaggi, c'è un altro spunto che ci viene dato dalle pagelle che abbiamo visto in precedenza. Gaetano, abbiamo visto voti omogenei che premiano dalla cintola in giù e puniscono dalla cintola in su. Insufficienza per Ambrosini, per Olcese e per Foglia, oltre che anche per Valentini, che è stato sostituito proprio per mettere Patierno e dare un po' più di qualità portando Foglia a centrocampo. Che lettura dai al momento di questi giocatori? Beh, è chiaro che per quanto riguarda Foglia, il fallo che ha commesso, che ha causato il rigore a favore della Versa Normanna, quello ha inciso parecchio sulla valutazione, al di là anche di una partita non proprio brillantissima e un po' al di sotto rispetto alle ultime che aveva fatto Foglia. Per quanto riguarda Olcese e Ambrosini, è chiaro che Olcese l'ha avute un paio di occasioni e in questo momento gli dice male. Ambrosini idem, perché comunque soprattutto nel primo tempo era molto attivo, si è preso anche il rigore dell'1-0. Sì, però rimane insomma negli occhi quel gol mancato alla fine del primo tempo. Quindi anche lui non vive una buona fase. Mentre per quanto tu sei riguarda... di quelli che vedrebbe Ambrosini in un altro modulo più vicino alla prima punta, o secondo te sta bene lì dove sta, in quel 4-3 abbastanza largo? No, secondo me lui deve giocare più vicino ad una prima punta, quindi con il ritorno di Bucchi lo vedrei molto bene vicino a Bucchi. Però dovrebbe cambiare qualcosa nei meccanismi del Teramo. Certo, a quel punto dovresti giocare con due punte, però non so fino a che punto il mister sia d'accordo di cambiare schema proprio adesso. Umberto vuole aggiungere qualcosa su questa disposizione? Guarda, le pagelle le lasciamo ai giornalisti. Le pagelle sono lo spunto per parlare del momento di questi. I moduli tattici li lasciamo all'allenatore. No, io dico questo, riguardo soprattutto su Olcese, se concordo un po' anche concordo con quello che dice Gaetano, purtroppo è un periodo che non gli dice neanche bene, perché comunque tutto si può dire al ragazzo, a meno che non si impegni, che non lotti, che sia burico in campo, no? È uno che però purtroppo gli dice male. Quanto a Ambrosini, guarda, forse gli manca un po' il gol, noi lo ricordiamo più a Sant'Arcangelo, più vicino alle punte, forse quello è il modulo che gli dà più visibilità, non lo so, perché con questo modulo comunque lui è sempre nella partita, si è procurato il rigore, ha messo molti cross, ma non solo in questa partita, anche nelle altre, è sempre molto attivo, quindi vuol dire che anche con questo schema di gioco che adotta mister Roberto Cappellacci, lui riesce a magari a trovare i suoi spunti, forse magari fa un lavoro più di sacrificio, perché gli viene anche questo chiesto giocando a tre in mezzo, forse dico la mia, potrebbe un po' precludergli la lucidità sotto porta, però anche con questo modulo io lo vedo molto attivo, molto, molto presente. Quanto a Foglia, come diceva Gaetano, forse a parte l'episodio del rigore, quello ci può stare, poi ci ha pensato Serraiocco, insomma può capitare che un giocatore poi nella valutazione è normale, forse ha giocato un pochettino più sottotono rispetto alle ultime ottime prestazioni che ha fatto, però forse dipende anche dal fatto che l'attacco ha risentito anche nella valutazione dal fatto che non abbiamo giocato a ritmi altissimi. Sì. E permettimi solo, io non entro mai nei singoli perché non mi compete, però sono soddisfatto che sono... Non mi bruciare la domanda di Paolo Antonio. Sì, voglio dare atto a questo ragazzo. Questo ragazzo l'ho visto, l'ho conosciuto la prima volta, a parte in preparazione, l'abbiamo portato, mi sembra, le prime trasmissioni qui. Sì. E mi ha fatto veramente una grande impressione, perché perlomeno dal rapporto che ho io, che l'ho visto, un ragazzo molto educato, ci salutiamo anche ogni volta che ci incontriamo, ci abbracciamo, e sono molto contento di questo ragazzo, perché ultimamente sta trovando spazio, il mister gli dà la possibilità di giocare, lui la sta
ripagando molto molto bene. Mi fa piacere perché è un ragazzo giovane, un ragazzo di Teramo, un ragazzo del Teramo, ed è un ragazzo che magari per altri aspetti è stato meno fortunato, ed è giusto che adesso abbia un pochettino anche di visibilità, perché se la sta meritando tutta. Alessandro Di Paolo Antonio, mister, è cresciuto molto, sta crescendo comunque, non allora, si deve fermare, non si deve né fermare né montare la testa. Sicuramente Di Paolo Antonio è un po' più disciplinato, ecco, diciamo che gioca di squadra, prima forse era più individualista, portava troppo il pallone, si specchiava un po' troppo, un po' narciso, diciamo. Adesso invece è entrato nel meccanismo dell'interno di centrocampo, diciamo dell'intermedio, e lo fa discretamente bene, anche perché lui ha la dote degli assist, no? E quindi non è rapidissimo, però col piede è abbastanza rapido, però poi da quelle palle, diciamo, cariche, no? D'effetto. Sì, ma io volevo dire il fatto di Ambrosini, che viene un po' troppo bistrattato. Ambrosini ha fatto fare un rigore, ha fatto 3-4 cross da fondo campo. Ma ha giocato un ottimo primo tempo, deve fare. A mio poi avviso. Lì, se uno non concretizza, non è colpa di Ambrosini. Quando uno ti fa prendere un rigore, mette 3-4 palle in mezzo, non credo che debba fare di più. Sono diciamo che il gol mancato alla fine primo tempo. Sono d'accordo con l'avvocato quando dice che forse abituato a giocare più in alto, è più fresco e c'ha più inventiva. Forse partendo da lontano si affatica un po' troppo, poi meno lucido. Però è sempre presente nel gioco, anche sì, in questo sì. modo. Però devo fare un elogio in particolar modo a prescindere, troppo facile dire a Serraiocca perché ha parato un rigore, è anche determinante, ma a Speranza, che secondo me c'ha una continuità di rendimento costante e penso che sia uno dei giocatori più validi. Hai fatto una giusta annotazione. E non si capisce ancora perché sto ragazzo fino all'anno scorso giocasse in Serie D, cioè tutti gli osservatori perché eccetera. Poi un giocatore si crea la nomea di essere di categoria noi, per la Serie D, come guarda, nel suo con caso, noi, con noi due anni dice, l'anno sì, scorso noi, è stato eccezionale in Serie D, ma anche quest'anno è sbagliato. Sì, ma noi l'ho visto in certe partite, l'ho visto addirittura dietro, uso una parola che si usa a notte, giganteggiare, cioè proprio sontuoso in certe partite, sontuoso, uscire palla al piede con una sicurezza. Meno male che noi non lo confermiamo, ma è tornato, insomma, ecco. È andata bene. A proposito di Pagelle, proprio Dino Venturoni sul centro domenica ha scritto un articolo che è uscito lunedì, che è uno dei migliori difensori che si siano mai visti nel Teramo. Lui ne ha visti qualcuno. Qualche partita l'ha vista. Sì, ma tenuto conto poi della carriera che hanno fatto anche la linea di calciatori. Io voglio fare De Fabrizi, che adesso sa fare tutte e due le fasi, difensiva e offensiva. Sbaglia pochissimo. È diventato più pulito, più attento. Guarda, più qui noi lo diciamo poco, per esempio, gente come Di Paolo Antonio, Serraiocco, De Fabritis, che comunque sono abruzzesi oltretutto, sono tutti giocatori di proprietà del Teramo. Perciò dico. Cioè, quindi chi li ha presi, forse ci ha visto, sono state scommesse, però forse chi li ha presi ci ha visto giusto. Chiudi su De Fabritis, mister, che andiamo gli sms. Ma De Fabritis, sto dicendo che da quando è venuto Prito due anni fa dalla Tessa, diciamo che ha fatto dei miglioramenti enormi. Cioè, mentre gli altri hanno sempre due fasi di errori, lui adesso invece è pulito, è molto essenziale perché la palla da subito, quando è pressato scarica sempre, si ripropone. Certo, è un ragazzo che secondo me può fare ancora meglio, però insomma sta andando sulla strada buona. Base di partenza. Messaggi, andiamo a vederli. Ringrazio sempre Marco Pediconi in regia con l'ausilio di Claudio Di Giacomo. Caterina, un bacione anche dalla regia. Ci manchi, è giusto, è giusto. Ci siamo già associati. E bacione dalla regia. Ricambi, saluto a tutti voi presenti in studio. Mi mancate già, tornerò in formissima martedì prossimo. Vi bacio tutti. E ovviamente Caterina, e la risalutiamo e la ribaciamo. Non molto, deve molto andare volentieri. In palestra, sennò poi si ammala. Non guarisce tanto facilmente. Va bene, starà, si riguarderà. Caterina, come si dice, il Teramo finalmente ha vinto una partita soffrendo con dei regali, con la squadra più scarsa del campionato, più scarsa del Fondi, in casa per di più, almeno la salvezza è assicurata. Non è poco, anche ricordando la lista di squadre che abbiamo fatto in precedenza, che stanno lì a soffrire in basso e che nelle prossime 6 partite si scanneranno per restare fuori dalla zona play-out e salvezza. Ha ragione
È vero che il Teramo ha battuto una delle squadre più deboli del campionato, anche più debole ora del Fondi. Sono dati di fatto, ma i tre punti sono quelli che contano. Teramo Aversa, spettatori 300 circa in Lega Pro. Morro d'Oro, Cona Atri, spettatori 300 circa in seconda categoria. Oltre la categoria, il calcio è passione. Umberto. Morro d'Oro, forse Cona di Atri, 200, boh, non lo so, questo no, voglio solo dire che per quanto riguarda la questione degli spettatori, ormai l'abbiamo detta, è trita e ritrita, qui noi l'anno scorso non avevamo questi numeri, molto incide per il fatto della tessera, diciamo abbiamo giocato in casa, però poi chi viene diciamo dentro e fuori, ognuno, io la penso così, io penso che chi ama la squadra della propria città, del proprio cuore, dovrebbe comunque sempre seguirla. Se poi qualcuno la domenica, o perché ha altro da fare, o perché preferisce guardare la Serie A, o per altri motivi non vuole venire allo stadio, siamo in un paese libero e ognuno... Attenzione, perché Tonino, contro l'Arzanese la partita inizierà alle 15, quindi c'è quella mezz'ora in più che sì. Anche il pigrone può sì, andare allo stadio. Però ha detto no? Bene l'avvocato. Io comunque, scusa, qui parliamo di paganti. Sì, se io fossi... Poi sono gli accrediti, altro comunque. Se io fossi nella testa di tutti i presidenti della C2 e C1, Andrea Damagalli, al Viminale... E a Legge Marone li va rivista perché insomma è molto, insomma non è che ci facilita tanto la questione degli incassi, insomma non va bene, insomma, io penso che quello sia l'80% della causa. Il presidente Campitelli andare oggi allo stadio ieri mattina che insomma questa ormai è parere diciamo univoco, ma devono alzare la voce, più un plebiscito ormai. Andare oggi allo stadio, io parlo in generale, sistema. Non mi riferisco solo a te, andare oggi allo stadio è affrontare un percorso di guerra, perché cioè, oltretutto non si capisce perché se giochi contro l'Arzanese, sai che non viene nessuno da giù, posso capire col Chieti che magari si temeva quello che poi si è avverato eccetera, non viene nessuno, tutte queste perquisizioni, queste cose a che cosa servono, voglio dire, c'è un impianto che è c'è una forma da ossequiare, Umberto, mettiamola sì, così. Ma le forme, voglio dire, io penso che in tutte le situazioni vadano adattate al caso concreto, al caso reale. Io sono per la sicurezza negli stadi, figurati, io in eccellenza quando giocavamo in casa, ma anche in Serie D, ho sempre portato mio figlio a 11 anni, fuori casa non lo portavo mai perché non sai mai che cosa può succedere, quindi sono un genitore, mi rendo conto della situazione, però penso che cioè, in Inghilterra dove il fenomeno era molto più amplificato del nostro, sappiamo le cronache, non ci sono tutte queste leggi così. In Inghilterra c'è una sola cosa: se ti prendono, vai dentro, cioè lì non si sgarra. C'è la certezza della pena. Sopportano l'invasione di gambe di un pazzo nudo che corre, qualche artista, vabbè, ci passano sopra. Ma se entra qualcuno, si prende sei processato subito. Cioè, da noi un po' c'è disaffezione. Di io posso capire che ci sia anche un po' di disaffezione nei confronti del calcio, diciamo, anche questo categorie. Incide sicuramente. Ma anche in generale, perché dai, comunque, parliamoci chiaro: io quando avevo 14-15 anni, se avessi potuto vedere, io sono milanista, se avessi potuto vedere il Milan in diretta, allora non si usava, si stava nella radio il mercoledì a sentire le coppe, avrei fatto. E ora che puoi. Ora che posso a Teramo, devo trovare altre formule. Voglio dire, vado a Teramo, non lo vedo neanche, ma voglio dire, non c'è più questa passione. Poi i motivi possono essere tanti: il fatto che magari il tifoso del Teramo non si è ancora abituato al fatto che lo stadio è, anche se non lontanissimo, comunque prima era in pieno centro. Come dice il mister, c'era il rito: uno va a prendere il caffè, e poi magari a piedi, soprattutto quando è una bella giornata, si fa un giretto per il corso, poi scende al campo, poi magari dopo la partita va a fare un giro allo struscio per il corso. Questo adesso non c'è. Questo succede come a San Benedetto, no? San Benedetto quando abbandonarono il Ballarin, che era il nuovo stadio, l'afflusso era poco, come qua. Invece dopo, man mano, se ne sono abituati, adesso ci vanno. Cioè, noi dobbiamo un po' abituarci alla distanza, più poi la legge Maroni va, insomma, ridiscussa e migliorata, perché così non si va avanti. Perché vediamo... 500-600 paganti, che dove vai? Da nessuna parte. È evidente. Prossimo messaggio, prossimi messaggi, torniamo a leggerli. Anch'io a volte critico un po' chi va in campo, non certamente il presidente, vice e allenatore, mitici, ma la vera rovina è questa gentaglia che si reputa tifosa. Sparite, scrive Silvano, che sta diventando una costante, ci fa no, piacere che ci scriva. Sparite no, io perché penso che tutti abbiano il diritto di esprimere il proprio pensiero, la stampa, viva Dio, in un paese libero serve anche a ad esprimere il pensiero. Vabbè, in maniera forte anche lui. Sì, per carità, la stampa non deve essere sempre allineata. Però non dico gentaglia, questi sono termini pesanti. Che non, però comunque a volte vediamo. Il senso è condivisibile. Prossimo messaggio.
Tifosi del Chieti e Teramo, anche stavolta avete dimostrato che vi meritate solo la tessera del tifoso. Adesso in molti verranno denunciati, poi non vi lamentate. Beh, in effetti sono successi quegli incidenti che tutti quanti avremmo voluto. Guarda, non accadessero. Non è la prima volta, perché due anni fa mi sembra che quando giocammo a porte chiuse con il Rimini, arrivarono un paio di macchine, di furgoni da Rimini, si scontrarono anche lì. Scusa, avvocato. Comunque dico questo, mister. Ma in un paese civile come il nostro c'è una responsabilità penale personale. Le persone che hanno fatto quei gesti, penso che erano consapevoli di commettere dei reati. C'erano le forze dell'ordine, individueranno chi sono i colpevoli, ci sarà un giusto processo, parte da ASPO, ma ci sarà anche un giusto processo. E lì si vedrà come stanno le cose, ci sarà una giusta, condanna. Otto d'Aspo immediati per alcuni tifosi della Salernitana dopo gli incidenti di domenica ad Aprilia. Stavo dicendo, i tifosi del Chieti sapevano di non entrare al campo perché sono venuti, non capito. Perché magari altrove hanno trovato un po' più di compiacenza probabilmente e sono riusciti a entrare. Ma perciò dico che questa tessera la devono togliere, perché devono tornare i tifosi tutti quanti e poi... Penso che sia più semplice, non sono operatore in questo caso della sicurezza, può darsi che dico una scemenza grandissima, penso sia più facile controllare 100-200 persone che vengono da Chieti o da Teramo che vanno a Chieti e portarle nel proprio settore, che magari rischiare queste cose, ma magari dico una scemenza perché io non opero in questo settore, quindi magari dico una cosa inesatta e me ne scuso. Leggiamo ancora messaggi, vediamo un po' cosa ci dicono da casa. Buonasera, domanda per tutti. Lo scorso anno, sul finire della stagione, il Teramo subì un calo di risultati, forse atletico. Iniziato con 1-3 contro il Trivento. C'è da preoccuparsi anche quest'anno? Il riferimento ci può stare, Gaetano? Cosa rispondi? Sì, il riferimento ci può stare, però da preoccuparsi francamente no, anche perché nelle ultime partite il Teramo mi sembra che sul piano della prestazione e della continuità di prestazione ci sia stato sempre, quindi non credo che ci siano problemi. Tu ritieni che quel calo dello scorso anno dipendesse dal fatto che l'obiettivo sembrava oramai centrato, cioè vincere il campionato, c'erano 11-12 punti dalla seconda, 13. Mentre invece anche 13, mentre invece quest'anno, se vogliamo vedere un'asticella un po' più alta, in realtà l'obiettivo è ancora da centrare, quello più ambizioso se non altro. Ma sì, perché l'anno scorso il rischio di ritrovarsi un po' con la pancia piena ad un certo punto ci stava, perché comunque Masini aveva segnato tantissimo nel girone d'andata, ma non così tanto nel girone di ritorno. Sì. Arrivammo in una fase, mi ricordo, dove già ormai si dava quasi per scontato di aver raggiunto. Dopo la partita col San Nicolò, quando la curva cantò torna ai misurci, lì obiettivamente col Canistro, 7-0 a Canistro lì veramente. Ma soprattutto col San Nicolò, perché comunque era una partita difficile, era un'ottima squadra. Quando vincemmo al 91esimo con gol di Bucchi, e anche il pubblico che non l'aveva mai fatto cantò sotto la curva. Sì. In Serie C forse lì penso che tutti, un po' l'ambiente eccetera, ci fu un rilassamento. Quindi Gaetano, tu escludi che si possa ripetere un calo, anche perché probabilmente il calo almeno dei risultati c'è stato già, e quindi insomma si auspica ora di... Sì, ma anche perché rispetto all'anno scorso ci sono meno giornate, ne mancano 6. È vero. Allora, vediamo ancora un altro paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Un bacione grande da Massimo e Valerio, forza Teramo. Mi suonano... Questi sono i miei due piccoli fans che ho a casa e ai quali mando anche un Valerio bacio. Già smanetta. Smanetta, ma con la complicità con la complicità di Massimo. Ha delegato Massimo. Mando un bacio a loro, che sono i miei primi fans. Vi saluto anche io. Attenzione all'Aquila, ha sconti diretti in casa dove non vince mai e deve venire a Teramo. Poi ogni fine campionato fa disastri. Vedi lo scorso campionato. In effetti, Gaetano, anche domenica parlando dell'Abruzzo del pallone, in prospettiva a Teramo, l'Aquila può essere una squadra, date le difficoltà attuali, dato lo sconto diretto di Pianodaccio, su cui poter fare la corsa? Sì, che potrebbe essere, perché il momento che sta vivendo è veramente delicato. L'Aquila non so come si metterà. Ci sono anche degli incidenti, confronti, macchine danneggiate a Ingrosso, al vice allenatore, insomma, situazioni che non fanno certamente piacere alla società. Ed è l'unica con la quale ero sconto diretto comunque. E c'è ancora lo sconto diretto. Quindi Gaetano... No, ed è anche, secondo me, una squadra che la sosta di adesso viene nel momento proprio preciso per rimettere un attimino in sesto la situazione, perché l'Aquila... Non sta vivendo una buona fase, assolutamente. Ecco, insomma, al momento non sono stati neanche presi dei provvedimenti come si poteva pensare, quindi l'Aquila dovrebbe andare avanti così, a meno di
novità. Fammi dire che ero seduto allo stesso posto, penso che fossi ospite di Marco Di Antoni, sa Fair Play, sì. E si parlava di squadre che potessero, ma molto tempo fa, e io non ero tra quelli che vedevano l'Aquila per la vittoria. Perché? Perché comunque l'Aquila, non è, anche prima del cambio tecnico, non ha mai dato quell'impressione che avrebbe dovuto dare per i giocatori che aveva, cioè non esprimeva né un grande gioco né tanti risultati. Quindi secondo me quando inizia male quella stagione è difficile che poi, certo, secondo me i playoff alla fine secondo me li fa anche un vantaggio, però bisogna vedere poi come ci si arriva. E l'Aquila deve dare dei segnali importanti L'Aquila per arrivare bene. Se noi ci arriveremo, ci arriveremo con l'entusiasmo della matricola che ha fatto un di più. L'Aquila certamente per l'Aquila sarà un ripiego addosso, perché comunque loro puntavano alla promozione diretta. Non ultimo messaggio per questa seconda parte, certo. Poi gli altri li leggeremo proprio nell'ultima. Così. Sempre grazie a Marco Pediconi. Domenica abbiamo vinto, ma non abbiamo assolutamente convinto. Vero. Soffrire con una squadra mediocre come l'Aversa e vincere con due rigori concessi senza riuscire a segnare su azione mi è sembrato un po' poco. Olcese un'immensa delusione, inconcludente davanti alla porta e troppi errori nei disimpegni. Non credete? Beh, diciamo è in linea con quello che abbiamo sottolineato nel corso di questa ora scarsa di trasmissione. Penso che le considerazioni si possano condividere, quelle dell'amico telespettatore. L'augurio è che Olcese ancora abbia altre opportunità di qui al prosieguo del campionato, possa comunque dimostrare ulteriormente il suo valore. Tonino. Ma volevo spezzare la lancia in favore di Olcesi in questo senso, che è vero che manca nella finalizzazione, però fa un lavoro anche particolare di squadra, che prende palla, fa salire la difesa, fa salire la squadra, però dopo all'appuntamento al gol manca un po', è vero, però ecco, deve essere un po' più cinico nella fase di realizzazione, perché lui è sempre concentrato, tecnicamente è molto valido. Quindi anche la sfortuna, perché sempre la partita, l'ultima partita, la penultima, mi sembra che si mangia un gol davanti alla porta, però insomma con l'interreggio, e non dimentichiamo, prima dicevo a Lombardino che il fatto del gol che si è mangiato Ambrosini, Anastasi agli europei la stessa cosa, dentro la porta buttò la palla fuori, mi ricordo, no? Gli europei. Sì, vabbè, di gol, mancati così. Poi lui è arrivato col corpo all'indietro in allungo, non è che era preciso e l'ha sbagliata, è arrivato in allungo. Anche giovanili, Giovagna, con una partita in casa. È un'occasione mancata, ma capita, no? Sì, la dinamica può portare. E un'ultima cosa, a proposito di attaccanti, Bucchi, che chiaramente molti tifosi vogliono sapere, abbiamo cercato di reperire qualche notizia insomma negli ultimi tempi, è più vicino del previsto il suo rientro. Umberto, tu che cosa dici? Ma guarda, ve l'ha detto anche il mister in conferenza stampa, ha detto speriamo di avere qualcuno che adesso non abbiamo a disposizione, o almeno uno. Righini è praticamente ha detto almeno uno, se non ricordo Righini male. È praticamente pronto. Anche lui è pronto, però chiaramente ed è stato salvaguardato per la Lamezia. Sì, Bucchi, perché anche Io spero che rientrino, che siano a disposizione tutti e tre, poi il mister decide, ma mi accontenterei di averne almeno due, diciamo, dai. Va bene, ci adesso fermiamo. Se cambia asciutti che verranno, Petrella pure potrebbe essere anche importante. Importante, assolutamente sì. Ci fermiamo per l'ultima volta. Eccoci rientrati, andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima giornata di campionato in seconda divisione con la nostra abituale scheda. I primi verdetti ufficiali li ha emessi il girone B di seconda divisione. Fondi e Aversa Normanna sono retrocesse anche per la matematica. Una domenica, quest'ultima, che ha regalato 5 pareggi, ben 4 reti bianche, segnale che i punti sono sempre più importanti e la paura di perdere l'ha fatta da padrona, con la tendenza che è stata non compromettere gli obiettivi, specie nella domenica presosa, quella che precede l'ultimo mese e mezzo. Così, con la politica dei piccoli passi, Salernitana e Pontedera conquistano un punticino sufficiente a mantenere inalterato il rispettivo vantaggio sul terzo posto.
La classifica continua a sorridere alle due battistrada, nonostante la pressione di rendimento, specie della capolista che oramai non vince da 5 giornate, nelle quali ha collezionato 4 pareggi ed una sconfitta. Ad Aprilia non è bastato andare in vantaggio con Guazzo e sfiorare il raddoppio. L'Aprilia di questi tempi è in forma e ha fiducia. Così Ferrari ha centrato il pari e lo stesso attaccante ex Fano, con una clamorosa traversa, ha fatto tremare la prima della classe. Ed il patron Granata Lotito del pari ha dovuto farsene una ragione. Punto molto ben accetto anche dal Pontedera, che ringrazia il suo estremo leone. 0-0 a Lucca contro un Borgo Abugiano ispirato, ma i cui ripetuti attacchi non hanno trovato concretezza. Giornataccia per il brasiliano Dimas, che ha fallito un rigore ed è stato coinvolto da uno spiacevole caso di razzismo. Metamorfosi del Borgo: nel girone d'andata segnava e incassava tanto, ora l'esatto opposto. Nelle ultime 8 gare, 2 reti siglate, una sola subita e 6 pareggi per 0-0. Il suo campionato era iniziato con un 4-4 con l'Aversa. Si inasprisce la crisi dell'Aquila, che torna a mani vuote da Melfi. Solo parzialmente c'è stata una scossa quanto alla prestazione. Per il risultato, no. Il rigore di Croce lascia in 10 rossoblu. Espulso Rapisarda. Reazione con l'1-1 di D'Amico, seguito dall'espulsione di Mucciante. In 9 l'Aquila cede in pieno recupero al gol di rapina di Giancarlo Improta, davanti agli occhi del fratello, che non segna più da un mese e mezzo. La brutta sorpresa al ritorno nel capoluogo: alcuni vandali hanno danneggiato le auto di Ingrosso e del vice allenatore Zarattoni. Clima più disteso per le due cugine. Il Chieti raggiunge proprio l'Aquila, anche se in campo i neroverdi hanno dovuto vincere quasi una corrida. Poco malleabile l'Interreggio, che dopo il vantaggio con Cruz si è arreso davanti all'espulsione di Angelino e al tris neroverde della ripresa, con le firme di De Sousa, Di Filippo e Alessandro. Cartellini rossi anche per Impagliazzo, Carbonaro, Vicari e Feola. Tensione anche sugli spalti, ma alla fine ride il Chieti, che si regala una Pasqua di quelle felici e può preparare al meglio il derby del Fattori del prossimo 7 aprile. In palio il terzo posto. Sofferenza con lieto fine anche per il Teramo, che fatica troppo per avere ragione dei giovani della Versa. I biancorossi ringraziano la freddezza di Coletti degli 11 metri e i riflessi di Serraiocco, che pare il rigore di Wagner nel finale. Con la salvezza praticamente in tasca, i biancorossi, in attesa di riavere gli infortunati, mettono nel mirino il sesto posto del Poggi Ponzi, a meno 2. La squadra della Val d'Elsa sta attraversando una fase di appannamento e non è riuscita a sfondare il bunker del Gavorrano. 0-0, anche se dopo la sosta ci sarà la propizia trasferta di Aversa. La Vigor Lamezia respira e al tempo stesso infligge il colpo di grazia al Fondi. I lamettini bussano 3 volte con De Luca, Monopoli e Zampaglione, ma nella parte bassa della classifica si è in piena gazzarra. Considerati gli 0-0 di Martina Campobasso e Foligno Arzanese, dall'Interreggio a quota 35 alla coppia Arzanese-Campobasso a 33 ci sono ben 7 squadre, una matassa che le ultime 6 giornate dovranno in qualche modo dipanare. Allora, si parlava prima di certezza della pena quando accadono certi incidenti. Guardiamo che cosa è successo ad alcuni tifosi della Salernitana, che sono stati processati per direttissima. Sono 8 tifosi, possiamo vedere, ecco qui sull'iPad, sono stati processati per direttissima gli 8 tifosi della Salernitana arrestati domenica in seguito alle perquisizioni effettuate dalla polizia del commissariato di Cisterna poco prima di Aprilia Salernitana. 3 anni di DASPO per questi tifosi, quindi c'era questa curiosità. Un'altra curiosità invece ce l'abbiamo per il nostro mister Tonino Luzzi. Scusa, perché c'è una bella notizia. Penso che DASPO, comunque parla di processo, il DASPO penso che sia un provvedimento amministrativo, non giurisdizionale. Beh, comunque, penso che siano cose diverse. Il DASPO viene dato dalla polizia, quindi penso dalla questura. Al Viminale, no? Sì, invece poi se ci sono stati atti di violenza poi interviene anche la questione penale. Però hanno ricevuto 3 anni di DASPO e verranno processati a settembre. Ecco, infatti, vedi. Allora, poi per quanto riguarda il mister, stavamo dicendo Felice Meluso. Allora, bella notizia per il settore giovanile biancorosso, prendiamo dal sito della Teramo Calcio. Il giovane Felice Meluso, difensore classe 95, è stato convocato presso il settore tecnico di Coverciano per il raduno della Nazionale Lega Pro Under 18. Alla fine del raduno il CT Bertotto sceglierà la rosa dei 21 ragazzi che parteciperà alla terza edizione dello Sheikh Hamdan International Football Tournament a Dubai, trofeo di cui gli azzurrini sono detentori. Una bella soddisfazione per il giovane Felice e per tutto il settore giovanile biancorosso. E qui abbiamo il mister Tonino Luzzi, insomma, spendi due parole per questo ragazzo. Soddisfazione maggiore per il presidente, innanzitutto capitano Madicimini, che
che diciamo regola il settore giovanile. È una soddisfazione pure da parte mia per questi detrattori che ogni volta criticano questo settore giovanile, e questi sono i risultati pagano e parlano. Più di ogni altra cosa. Beh, sì. E qui vengono fatti poi ovviamente gli auguri da parte della società, con la certezza che il ragazzo saprà dimostrare anche in azzurro tutte le qualità tecniche e morali che gli hanno permesso di emergere. Permetti di dire che siamo felicissimi per il ragazzo che, senza dubbio, che porta comunque i nostri colori, il nome della città di Teramo in nazionale, ma anche l'anno scorso Federico Serraiocca era stato il portiere al torneo di Viareggio con la rappresentativa di Serie D. Sì. Lo stesso De Fabritis è stato convocato per lo stage della nazionale di Girone quest'anno. Quindi voglio dire, questi nostri ragazzi, insomma, chi sta in prima squadra, o come il caso del giovane Meruso che è nel settore giovanile, penso che per una società che comunque è ritornata a fare calcio ad un certo livello solo quest'anno, perché è il primo anno di Lega Pro, ma che fa calcio da 5 anni, penso che siano risultati importanti, anche perché stiamo parlando anche di ragazzi di Teramo e comunque abruzzesi. Sì, sì, ma io diciamo da 2 anni che sto lavorando, diciamo, bene, devo ringraziare la società, però di questi ragazzi validi dietro a Meluzzi ci sono anche altri che prima o poi usciranno fuori pure gli altri. Speriamo, speriamo che potremo scrivere così anche gli altri nostri ragazzi. Ecco, almeno mi posso difendere così, se no. No, ma non tanto per te egoisticamente, per la società, ma anche per la città di Teramo, che se riesce a tirar fuori qualche ragazzino difesa, ormai è la mia difesa per Teramo. È la mia difesa, appunto, sono questi giovani che vanno avanti, se no. Allora, finiamo di leggere i messaggi, poi chiudiamo con altri temi che voglio toccare prima della fine. Complimenti al Real Teramo per la salvezza e il denaro speso, ma se si era tifosi si salvava il vero Teramo 1913, che non ci sarà mai più. Piaccia o non piaccia, monumento a chi? Leggiamo qualche altro messaggio, no, ma so che... vuoi rispondere subito. Il Real Teramo, il campionato non si salvò. Il Real Teramo si chiama Real Teramo un anno e il campionato lo vinse. Quindi primo errore. Quanto ai soldi spesi, e torniamo al discorso prima dei soldi, dei conti degli altri. Ognuno si fa i conti in tasca propria, soprattutto quando a cacciarli, e non sono io quello che fai tu con i tuoi soldi. Insomma, voglio dire, ognuno fa quello che vuole. E poi che cosa diceva? Avevo letto alla piaccia fine. O non piaccia, non tornerà mai più il Teramo Calcio 1913. Che quel Teramo lì non esiste più, si sa, ma neanche il Chieti di allora esiste più, neanche il Napoli, neanche la Florenza Viola. Neanche il Pescara. Neanche il Pescara, il Lanciano si salvò in maniera, ma si chiama Virtus, il Giulianova si chiama Città di Giulianova, qualcuno lo chiama in altro modo, ironicamente. È incontrovertibile quello che dice l'amico telespettatore, se lui non per il sol fatto che non è più il vero Teramo Calcio, eccetera, eccetera, non vuole più venire allo stadio, non vuole fare altro. Amen. Prossimo messaggio. Vediamolo. Quanto avrebbe fatto comodo oggi quel Mario Orta ceduto ingiustamente, uno che la palla la sa mettere dentro, a confronto dei nostri attuali fenomeni, facendo ovviamente eccezione per l'eterno infortunato Bucchi. È d'accordo con mister Luzzi? Io non sono d'accordo, ma non è richiesta la mia risposta. Orta ha dato molto al Teramo, il Teramo ha dato molto a Orta, quindi certo, senza dubbio, una bella punta. Adesso parlare col senno di poi è facile, insomma, no? Cioè, poi bisogna vedere pure il tipo di campionato, la C2 è un passo, era interregionale, ce n'è un altro. È più facile poter emergere interregionale, però ecco, non lo so come sono andate le cose, ma noi abbiamo buoni attaccanti. Certo, Orta è un bellissimo attaccante, poteva far pur comodo, ma le Orta strade si sono divise. Orta mi è... tra l'altro simpatico, sì. Ha un buon rapporto anche con la nostra redazione. Bisogna ricordare che lo scorso anno a San Nicolò, insomma, non andò bene, poi fu ceduto, andò in eccellenza. Sì, però, cioè, dire, bisogna pure, anche dare la giusta dimensione alle cose. Vedere. Ogni giocatore, più o meno la sua categoria o le sue categorie di competenza, sì. Probabilmente Mario Orta non è un giocatore però, da seconda divisione. Poi magari infatti mi potrebbero smentire. Bisogna vedere pure come viene servito. Sono tanti aspetti. Insomma, Gaetano cosa dice? Ma no, ma sono d'accordo anche con quello che dice il mister, insomma. Cioè, certi giocatori andrebbero poi valutati in base ai campionati, no? E chi ti dice che alcuni giocatori che adesso non sono più a Teramo, come si sarebbero comportati poi in Lega Pro? Per esempio quello del Campobasso, Maiello, come si chiama? Quello ha dimostrato di essere forte sia in D che in C. Sì.
Certo. Però Maiello è uno che in D fa 20-30 sì, gol sì, e non sì. sto esagerando. No, guarda, sì, noi, ragazzi, diamo le dimensioni giuste. Però Mario lo prende sempre dei gol bellissimi. Lo prendiamo in promozione, lui giocava in eccellenza ed era in eccellenza già un bomber di razza. In eccellenza è il top. Il nostro intendimento era quello di tornare tra i professionisti anche con Mario Orta in squadra. Poi le cose sono andate diversamente per i casi che ci sono nella vita. Noi rimarremo, anche io personalmente, un ottimo rapporto con Mario, rimarremo sempre legati a Mario Orta, perché quel suo gol al 91esimo contro l'Adri rischiò di farmi rompere l'osso del collo quindi i suoi gol sono legati a 30 reti, ha fatto sempre bei gol. Ne ho visto uno contro il San Nicolò all'andata, purtroppo paradossalmente quel suo gol sbagliato, ma ci può stare, contro il Trivento sarebbe stato il 2-0. Lì svoltò in negativo la stagione. E lì quel 2-0, ma non è colpa di Mario, Mario era il più rammaricato. Di tutti, leggiamo i casi che sono questi. Vi interrompo, abbiamo detto insomma quanto dovevamo, leggiamo gli ultimi messaggi, ne sono ancora tanti. Lo studio è grigio senza lo splendore di Caterina, è vero, io mi sento un po' solo. Possiamo vestire da donna, lo dico francamente, mi sento un po' solo, forse anche ti dovevi vestire da donna, dovevi mettere la gonna, devo mettere la gonna, no, meglio resto così. Che succede? È grigio è vero, qui anche piange anche lo studio. Caterina, torna per piacere, perché qua sennò crolla tutto. Buonasera a tutti, come sempre la migliore trasmissione dei colori biancorossi, condotta e circondata da gente competente e simpatica. Un saluto particolare a Umberto, scrive il nostro amico Javier. Grazie Javier. Lo saluto, è un amico un po' di tempo che non ci vediamo allo stadio, ma so che lui è sempre presente. Un aficionato. Sì, sempre, grazie. Prossimo messaggio, leggiamo. Un difetto solo interista, purtroppo. Vabbè, però per il presidente va bene. Sì, per il presidente. E anche per buona parte della redazione sportiva di TV6, anzi redazione in generale. La domenica bisogna mangiare prima, prendere la macchina, andare a Pianodaccio. Per andare in tribuna bisogna entrare dalla parte opposta, biglietto e documento chiesti più volte in 50 metri. A Roma allo Stadio Olimpico per Roma-Juve nessun controllo di documenti. C'è un po' di esagerazione, per questo viene anche meno gente allo stadio. Allora, per quanto riguarda l'ora, dalla prossima partita si inizia alle 15, quindi c'è quella mezz'ora in più molto funzionale. Per il resto un po' di santa pazienza, come si suol dire. Comunque, questo telespettatore dice così, evidentemente avrà i suoi motivi e avrà sperimentato. Però abbiamo già detto che, e non solo noi, questo sistema va riformulato, insomma. Anche se non è presente stasera, un bacione alla bellissima Caterina, assolutamente sì. Prossimo messaggio. 360 paganti nel calcio, 1500 nel basket di C dilettanti, in realtà è C regionale, però c'era il grande derby Teramo Campri che ha mosso, insomma, tanta passione popolare, il derby tra Penta e Campri Basket. Probabilmente ce n'erano tanti anche da Campri. Assolutamente sì. Poi era una prima domenica contro. Particolare perché c'era anche il ricordo di Carmine Verdi. Sì, infatti, la maturazione della curva di questo ragazzo. E non so, allora, ciao avvocato, sempre Forza Teramo, scrive Claudio, che non è Claudio Di Giacomo, suppongo. Ho capito, no, Claudio Di Giacomo sta lavorando, quindi non mandi messaggi. Saluto Claudio, anche lui è un amico, non ci vediamo da un po' allo stadio, ma io sono sempre al mio posto, loro non so se sono trasferite ai distinti, se sono ancora in tribuna, devo chiedere. Ok, non so se abbiamo esaurito, sì, allora, Gaetano, in conclusione, visto che siamo proprio nell'ultimissima parte, presidente ieri ha detto, anche in trasmissione, che sta lavorando per avere un... Allora, caro Sorgentoni, infatti siamo in tanti a non venire più a vedere il Real. Chiusura quindi col botto. No, col botto. Se non vuol venire a vedere il Real, c'era qualcuno, sentivo lo stadio, che diceva cose dello stesso tenore, non so se la stessa persona, che però c'era a vedere il Teramo. E se comunque non vuol venire a vedere il Real, caro telespettatore, restatene a casa. Faremo senza lo stesso. Non è che chi vuol venire viene e chi non vuol venire non viene. Siamo in un paese libero. Allora, dicevo, il presidente Campitelli sta lavorando per avere un CDA, dice, più ampio e più forte, evidentemente per fare un programma quanto più ambizioso, perché lui dice, insomma, mi piace vincere e voglio vincere, e magari in queste dimensioni di categorie ci sarebbe bisogno di un coinvolgimento più ampio, anche se ha sempre precisato che anche da solo lui mantiene queste categorie e comunque Teramo può stare tranquilla. È chiaro che se c'è un po' più di forza all'interno di un CDA si può sperare con maggiore
non dico facilità, ma con maggiori prospettive di ottenere risultati ambiziosi. Ma magari, ma questa è una prospettiva che, come ho già detto in un'altra puntata qui, auspico, perché comunque unire delle forze per il bene del Teramo sarebbe oro colato. È chiaro che però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi vedremo nei prossimi mesi se queste voci, queste prospettive che vengono avanzate ultimamente si concretizzeranno o no. Senti, si sono fatti diversi nomi, no? Di Giovanni, Savini, Sabatino Cantagalli, lo stesso presidente ha accennato a un eventuale coinvolgimento di Sabatino Cantagalli che interesserebbe anche la questione stadio. Tu come la vedi? Quanto è difficile poter far convergere queste forze? Ma è chiaro che non è semplicissimo unire tutte queste forze, perché poi bisognerà anche chiarire i ruoli che ognuno di questi attori avrà in società. Però è chiaro pure che qualcosa in pentola secondo me sta bollendo e prima o poi qualcosa sapremo. Umberto? Guarda, se venissero forze fresche, forze nuove, sarebbe un bene per il Teramo Calcio, quindi per il calcio di Teramo. Io auspico questa soluzione, poi bisognerà vedere le modalità, i tempi. Io di solito queste situazioni non sono mai facilissime da quagliare, come si dice. Però, ripeto, sarebbe auspicabile, perché una società più forte significherebbe una squadra più forte, più solida e quindi ancora più sicurezza, anche se Luciano Campitelli garantirà sempre la sicurezza del Teramo, ma se vengono anche altri, ben vengano, sono i benvenuti. Bene, per quanto riguarda sempre la questione stadio, ultimamente si è parlato anche del fatto del campo, rifare il manto erboso, rifarlo con il sintetico o cominciare a pensare anche a mettere il naturale. Voi avete insomma un parere da questo punto di vista, oppure insomma anche il mister, tu cosa io pensi? Io dico che se riusciamo a costruire un campo alternativo in erba, è giusto che faccia lo stadio nuovo giù di Cantagalli, diciamo, e Piano d'Accio in erba. Se non fai un campo alternativo è meglio il sintetico, senza dubbio. È obbligatorio il sintetico, mister, perché sì. Giocandoci e allenandosi la prima squadra, giocandoci il San Nicolò, giocandoci, come sai, le squadre nazionali del nostro settore giovanile, sì. Se c'è un campo in erba penso che ti duri sì e no un mese e mezzo. Ma io ho detto un campo alternativo in erba. Ma se un campo alternativo non lo troviamo, per fare le partite giovanili. Ma se un campo alternativo la città di Teramo non riesce lo a trovarlo stadio, da, lo stadio vecchio non riesce a trovarlo da anni per le nostre giovanili, lo ma sai, il problema vecchio, non ci sono soldi. Il mando sintetico sullo stadio vecchio è quello sintetico da, stadio certo vecchio, da... lo stadio vecchio c'ha molte problematiche, quello stadio non è neanche a norma né sugli spalti, cioè... e lo mettiamo a norma, ecco, se c'è un investimento tale perché, io penso che, ma anche per i ragazzi che si devono allenare, io penso mister, a parte non so se ci sono progetti, ma abbiamo un giornalista lì sopra, c'era sì, sì, ma scusa avvocato, ma non penso che le finanze oggi, ma realisticamente l'acqua viva, non penso che le finanze degli enti pubblici possano, ma io capisco, possono, scusa, investire no, per queste cose, scusa avvocato, il campo non è del comune. Quale? Lo stadio vecchio. Ma anche quello nuovo del comune? No, dico quello siccome noi abbiamo oltre 200-300 ragazzi piccoli poi che stanno a fare la scuola calcio, no? E naturalmente un conto avere una disponibilità, un campo più efficiente. Ma anche... sono d'accordo con te, mister. Poi ti dicevo cioè, che il comune non c'è i soldi. Le finanze degli enti pubblici oggi non permettono agli amministratori di poter fare questo comune, tipo di ragionamento. Certo. Penso. Poi se magari il comune di Teramo ha tanti soldi lo può fare, io sarei felice, ma non credo che il comune di Teramo. Ma io non voglio ritornare come gli altri comuni sempre resto. Lì a picchiare lì come. Però non è possibile che se noi partiamo da Osimo in su, ma anche prima, tutti i campi in erba, campi in due, tre campi. Perché ce l'hanno tanti. Se va a Recanati ce l'hanno due, perché, tre. Scusami, perché a Mugnano di Napoli, lui c'è stato nella partita, che tanto bistrattata, no? Mugnano, Napoli, chissà che. Noi abbiamo trovato quel campo, abbiamo fatto un giro intorno alla cittadina, eccetera. Vabbè, la cittadina era quella che era a livello urbanistico, vabbè. Però lì avevano 3-4 campi sportivi, se non ricordo male. Cioè, Rimini, c'era un impianto. Rimini ce l'ha donna. Mugnano di Napoli, stiamo a dire. Quando ricordo anche Isernia o a Riccione. A Isernia ce n'avevano due. A Forlì, dove c'hanno lo stadio di epoca fascista, perché si vede dall'architettura classica. Il Duce, Predappio. Ma vabbè, comunque, lo stadio è dentro Forlì. Sì. Forlì penso sia grande più o meno come Teramo. Sì.
Marmore, sicuramente Marmore. E da là si vedeva, si vedeva un altro stadio dove giocavano dei ragazzini regolamentari, quindi quantomeno un campo. Praticamente solo noi, a Forlì in pieno solo centro. Noi e Giulianova siamo proprio a zero, perché Pescara con i giochi del Mediterraneo si è aggiustato almeno 3-4 campi. Noi siamo la Cenerentola. Il comune interno di campi, mister, se vai a vedere il comune interno di campi ce n'ha tanti sparsi per le frazioni, forse anche questo va a incidere, perché comunque sì, ma è dato in campo. Sì, sì, però comunque le spese, quando tu le hai in gestione, comunque le spese straordinarie sono a tuo carico. Ma guarda, penso, di solito le convenzioni si fanno così. Donati, Zecchini, tutti gli allenatori passi, Bruno, insomma, tutti quanti ha collaterato con quel campo. O a piano della legge a terra battuta, con terra, in terra battuta, e i giocatori si facevano male in continuazione e te lo davano. Adesso che c'è, però, c'erano i soldi al comune, prima c'erano i soldi, c'erano, però nessuno se ne è fregato di niente proprio. Questo è il discorso. Ma con l'atterrato, mo siamo in un momento delicato, vabbè, con l'atterrato posso... adesso che c'è il sintetico, logicamente loro hanno la loro squadra più il loro settore giovanile e hanno un custode da pagare. Ma poi non voglio fare altro, diciamo, scusa, che questo è un argomento, i politici del nord, come i politici nostri, no? Loro su i campi l'hanno fatti, noi insomma i finanziamenti li prendevano, noi evidentemente non siamo capaci di prendere. Allora, si sta parlando di questo argomento, si inizia a parlare di questi tempi, ma è chiaro che col passare del tempo si proseguirà, perché no, io voglio comunque vedere, è un'esigenza sentita. Voglio vedere sentita. I responsabili, diciamo, che di venire giù al campo dell'Acquaviva a vedere i bambini. Oggi sono andato a vedere una partita, diciamo, da Valfino contro i 2000, contro i nostri, no? Ma se vedete quei bambini piccoli così, insomma, in mezzo a quel fango, un casino, fate scendere il campo proprio, io mi vergogno. Ti passa la voglia, dici tu. Quando venne De Rossi, l'allenatore della Roma, che venne a giocare contro di noi, su al campo di Collaterrati, mi disse: ma voi, mi disse, voi qua vi allenate? Sì, qua ci alleniamo. Sembrava che noi l'avevamo portato di là perché loro erano forti e noi ci dovevamo difendere. Ma no, guarda che questo è il campo base, per farti capire. Vabbè. Andiamo a Trigoria, ma Roma è Roma, vabbè. Però non essere impietoso. Ci vergognavamo pure entrare nel campo. No, vabbè, ma tu non puoi paragonarti. No, sto dicendo. Non puoi paragonare noi. Però, un momento, avvocato. La questione Trigoria l'ha fatto. Però Trigoria l'ha fatto quei finanziamenti. No, ma questo per dire, tu hai fatto una domanda. Io penso che rebus sixtantibus, come si dice, lo stato attuale, non è concepibile uno stadio che non sia sintetico, purtroppo. Ho capito il... Prima che Marco ci richiama all'ordine e ha ragione. Allora noi ci fermiamo, a me non resta che augurare buona Pasqua non solo ai nostri amici che sono venuti a trovarci questa sera, quindi al mister Tonino Luzzi, a Umberto Sorgentone, a Gaetano Lombardino, a Marco Pediconi in regia insieme con Claudio Di Giacomo, a Caterina che ci sta seguendo dal letto, ma ai tifosi biancorossi, a tutti coloro che ci seguono con grande passione, auguri di buona Pasqua a tutti voi. Non so se qualcuno si vuole unire. Sì, io anche, penso di sì. A nome della società. I giornalisti più buoni. Volevo augurare a nome della società. No, aspetta. Lo siamo. Volevo augurare a nome della società una serena Pasqua di pace a tutte le famiglie teramane, a tutti quelli che ci seguono. Visto che poi lo farò anche in maniera diversa, ma insomma, visto che ricopro anche il ruolo di addetto stampa, volevo anche ringraziare ed augurare la buona Pasqua a tutti i giornalisti che ci seguono quotidianamente, che in effetti non sono così cattivi come vengono dipinti. Ma sì, ma io assolutamente, infatti ricambio anche a nome dei colleghi. Anche Tonino, non ti dilungare però. No, auguri. Sarò molto sintetico. auguri a tutti di buona Pasqua. Noi ci ritroveremo nel martedì subito dopo Pasquetta, ci saremo lo stesso per parlare come sempre di Teramo e per parlare della ripresa del campionato con il Teramo che farà visita alla Vigor Lamezia. Grazie per averci seguito e buona serata.